Ciao ragazze, finalmente vi posso parlare dell'NF Natural Finish Cream di Alchemilla. Eccola qua, facciamo un po' d'ombra, non si vede niente. L'ho provata per un bel po' e quindi insomma ve ne posso finalmente parlare. Io ero indecisissima se prendere o non prendere questa NF Cream perché ho sentito dei pareri molto molto discordanti tra di loro. Ad alcune piace tantissimo, alcune la odiano addirittura. E io vi dico subito che a me fondamentalmente piace. Questo è l'inci, ma siccome c'è una luce sparaflesciatissima, non so se riuscirete a leggerlo. Comunque, questo è l'inci. Allora, questa è una crema. C'è scritto effetto seconda pelle che va a sostituire la fase sia del fondotinta che della BB cream. È praticamente una. Sono fuori fuoco. È praticamente una crema colorata. Una crema bianca con all'interno dei pigmenti di colore che poi si rompono e danno appunto la colorazione alla pelle. Allora, la crema si presenta bianca, io ve la faccio vedere qui dentro. La crema è una cremina bianca, la vedete qui dentro questa jar e vedete tutti quei puntini che si intravedono. Quei puntini sono i pigmenti che si vanno a rompere e poi vanno a formare il colore. Io l'ho presa nella colorazione 2, sono 3, 1, 2 e 3. Io l'ho presa nella colorazione 2 perché ho sentito dire che la 1 sia molto chiara. Io però l'ho dovuta prendere su internet perché nel negozio dove mi servo io non hanno Alchemilla e quindi mi sono dovuta accontentare di internet, ma devo dire che la colorazione per me è perfetta. E quindi insomma credo che la 1 sia molto molto chiara. Allora, nella jar ce l'ho dovuta mettere per un motivo. Allora, intanto vi faccio vedere. Questo è il buchino dal quale fuoriesce la cremina. È un buchino microscopico. L'altro giorno sono andata, l'ho aperta, sono andata a strizzarla per far uscire il prodotto e non usciva niente. Sentivo che forzava e mi sono detta, ok, ora spingo di più e spruzza tutta la crema fuori. Quello è stato. Praticamente non so che cosa c'era che faceva tappo all'interno di questo microscopico buchino, perché è veramente microscopico, ed è uscita una quantità abnorme di prodotto per non buttarlo via, perché siccome sono soltanto 20 ml, l'ho messa nella giarettina. Sono 20 ml e costa all'incirca sui 13 euro o poco più, insomma, una roba del genere. Ovviamente non è testata sugli animali, queste sono tutte le certificazioni. Insomma, ne è uscita una vagonata e l'ho messa qui dentro. Questo per me è un problema. Io spero che non si verifichi più. Non so se c'era magari all'interno un pigmentino un pochino più grosso, qualcosa che l'ha disturbata. Vabbè, insomma, la cremina, come vi dicevo, è una cremina bianca. Allora, sulla pelle voi la mettete, praticamente effettivamente fa effetto seconda pelle perché non la sentite affatto. Vi faccio vedere, guardate, mi avvicino più che posso. È una crema completamente bianca che però voi poi, quando andate a spalmare, vedete, è già diventata beige. Ecco, vedete che ha preso la colorazione. Allora, faccio vedere, vedete, ora si vede bene che ha preso la colorazione, perché tutti i pigmentini si sono rotti e praticamente, vedete, piano piano si assorbe e diventa effettivamente una seconda pelle. Allora, non ve la consiglio assolutamente se avete dei difetti da coprire, perché questo tipo di crema non copre nessunissimo difetto. Restano tutti a vista, perché comunque è una crema sì colorata ma leggerissima. E che va solamente ad uniformare l'incarnato. Quindi, se voi volete uniformare il vostro incarnato semplicemente, io ve la straconsiglio perché è ottima. Non la sentite e non la vedete affatto. Io sto finendo la BB Cream di Benecos, di cui forse avevo fatto un post sul blog. E sinceramente la sto per finire e non l'ho ancora ben capita. Mi resta molto umida, appiccicosa e poi comunque sia in alcune zone, nonostante io non abbia la pelle secca, nonostante quella non sia proprio così densa e corposa, anche se un po' densa è, ma poi quando la andate a stendere non è un fondotinta, non è così corposa come un fondotinta, mi restano praticamente tutte le pellicine a vista, si vedono tutti i segnetti. E invece con questa non vi succederà assolutamente mai perché è veramente, veramente delicatissima.
Per questo però ovviamente non vi copre nessun tipo di difetto, è leggermente modulabile ma non esageratamente insomma, e quindi comunque sia, se avete bisogno di coprire dei difetti questa non fa per voi. Se invece volete soltanto uniformare l'incarnato vi assicuro che quello lo fa alla grande. Io la mattina ne metto metà alla volta, metà viso alla volta e vedo la differenza. Ovviamente, ripeto, non copre niente, nessun tipo di difetto, ma la differenza della pelle si vede e come. A me piace, ha però un grossissimo, veramente grossissimo difetto. Questi pigmenti sono strani, lo vedete anche dal sotto della jar, lo vedete? Qua c'è un pigmento rotto ed è praticamente scurissimo. Ci sono alcuni pigmenti che non capisco se sono più colorati o se sono semplicemente più grandi o si sono accumulati più pigmenti insieme. Praticamente quando andate a... se beccate quelli, andate a spalmare e diventate tutte a macchie. L'altro giorno io fortunatamente avevo portato le salviette a casa dei genitori del mio ragazzo, mi sono truccata. E ripeto, per fortuna avevo le salviette perché praticamente ne ho messo un po', ho sparso e sono diventata tipo rosso mattone, ma rosso mattone. Aspettate che ovviamente quando io registro la pallina vuole uscire. Insomma, vi dicevo che sono diventata rosso mattone, ma rosso mattone, veramente ero rossissima. E questo, ragazze, è il difetto più grosso che ha. Cioè, perché per il resto se non avesse questo problema sarebbe perfetta per i miei gusti, per quanto mi riguarda, insomma. Però questo è un grosso difetto. Dovete stare attenti e metterne poca alla volta. E dove vedete, quando vedete che si spacca e diventa scura, la togliete. La togliete proprio, lasciate perdere, non la spalmate. Ne rimettete un po' e continuate. Perché rischiate di diventare tutte a macchie e soprattutto scurissime. Perché veramente io ero diventata color mattone. E questo è l'unico grosso difetto che ha. E devo dire che per essere un solo difetto è veramente enorme. Però per il resto a me piace, ecco, è un formato un po' piccolo perché 20 ml credo che durerà pochissimo, ma non ne serve neanche una grande esagerazione. Io faccio tre puntini, semplicemente veramente solo tre puntini di qui, tre puntini di là, due sulla fronte, un puntino qua e per me basta, perché comunque vi ripeto serve soltanto ad uniformare la colorazione, ad uniformare la vostra pelle, quindi comunque non ne serve insomma tantissima. Però ha quel difetto, insomma, io comunque a me piace, io sicuramente finita questa magari la ricomprerò anche, ha un prezzo un pochino elevato per essere un 20 ml, però insomma ci accontentiamo. Il PAO è di 6 mesi e niente, ve l'ho fatti vedere, il certificato è testata sugli animali, è vegan ok, è testata sui metalli pesanti. E niente, a me l'Alchemilla piace, devo essere sincera, ho provato solo pochi prodotti ma quelli che ho provato mi sono piaciuti, qualche difettuccio a parte insomma mi sono piaciuti. Questa io continuerò ad utilizzarla, a parte quel difettino, ma insomma è un difetto che quando la capite insomma riuscite ad ovviare a questo problema, insomma ve l'ho detto, quando vedete che si spacca e il pigmento diventa scuro basta togliere la parte e continuare col resto della crema che c'è sul viso, quindi è un difetto che comunque è arginabile, diciamo così. E niente, io spero di esservi stata utile, vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!